ho dei dubbi, per cui è opportuno che il dirigente dia dei chiarimenti. Al di là della legge 78-2015, quindi la sua conversione, cioè in sostanza si parla della possibilità di utilizzare la marcia dell'amministrazione risultante dal rendiconto 2014 per il bilancio. A questo punto vorrei chiedere al dirigente: il conto consuntivo è stato approvato per procedere ai riaccertamenti straordinari di residui attivi e passivi con la rideterminazione della marcia di amministrazione all'1/2015, c'è la necessità prima dell'approvazione del conto consuntivo. E lo stesso decreto emesso dal precedente 15/7/2015 doveva essere subordinato all'approvazione di questo strumento finanziario. Per poi si poteva rideterminare l'avanzo dell'amministrazione. Quindi com'è possibile il riaccertamento straordinario dei residui senza un'approvazione del punto consultivo? Con questa delibera è possibile chiamare l'avanzo dell'amministrazione per un'eventuale verifica di bilancio senza che il Consiglio provinciale abbia conoscenza di quanto effettivamente ammonta l'avanzo dell'amministrazione? E senza un'approvazione preventiva ed obbligatoria dello stesso strumento del conto consuntivo? Cioè, in realtà, come è stato possibile rideterminare il residuo attivo e passivo senza avere l'approvazione del conto consuntivo? Come è possibile dire che c'è la possibilità di riequilibrare il bilancio senza conoscere la montata della macchina amministrazione, quella che si può utilizzare? Perché non tutta la parte di amministrazione si può utilizzare, perché poi ci deve essere una rideterminazione degli residui attivi e passivi per vedere effettivamente quello che è possibile realizzare. Per cui io, noi, personalmente su questa delibera ci astengo.